Amanda Lear, ospite nel programma Verissimo, con Silvia Toffanin, ha fatto un commosso bilancio della sua carriera e vita, con toni nostalgici e personali. Ha ricordato Alain Delon, una delle figure più significative della sua vita, recentemente scomparso, descrivendolo come un uomo elegante e simpatico, nonostante la sua reputazione di carattere difficile. Lear ha espresso amarezza nell'osservare come celebri personaggi come Delon stiano invecchiando e affrontando malattie, sottolineando la tristezza di vedere vite di chi ha avuto grande successo terminare in modo così complesso. Durante l'intervista, Amanda ha scioccato i presenti annunciando il suo ritiro definitivo dalle scene, una scelta motivata dal desiderio di lasciare un bel ricordo al pubblico. Voleva mantenere viva l'immagine di una donna straordinaria e non permettere che gli anni minassero la sua figura iconica. Ha riassunto la sua carriera come un viaggio unico e ricco di soddisfazioni, ma anche complesso, pieno di alti e bassi. Un altro tema centrale dell'intervista è stata la sua esperienza con il matrimonio con Alain Philippe. Amanda ha parlato delle difficoltà di condividere una vita con qualcuno che lavora nel mondo dello spettacolo. Ha spiegato come la centralità dell'attenzione e l'egoismo fossero aspetti problematici nella loro relazione. Mentre lei brillava sul palcoscenico, lui, scrittore prolifico, si trovava spesso in difficoltà nel trovare la sua identità. Lear ha ricordato i momenti in cui Alain la attendeva con impazienza dietro le quinte, isolato e in attesa, segno di un sostegno silenzioso che nascondeva anche molta sofferenza. Il complesso rapporto tra i due si è arricchito di incomprensioni, rivelando la difficile realtà di chi vive nell'ombra della notorietà altrui. Con il suo congedo, Amanda Lear non solo chiude un capitolo della sua vita, ma lascia anche un'importante testimonianza sul prezzo del successo e le complicazioni delle relazioni personali nel mondo dello spettacolo, promuovendo una riflessione sulla vita sotto i riflettori e le sue sfide.